Hanno risorse per fare i progetti, perché le amministrazioni siano ferme nel pronto adempimento, perché ci sia tutta questa burocrazia poco comprensibile per gli imprenditori, per i cittadini e anche per la tutela dell'ambiente. Quindi io credo che sia arrivato il momento di gratificare lo sforzo di questo Parlamento e lo sforzo anche del Governo, attribuendo le responsabilità a chi le ha create, perché i cittadini alla fine non possono ritenere sempre il Governo o il Parlamento responsabili di non adempiere i propri doveri, ma quando le amministrazioni a valle delle risorse che vengono rese disponibili sono totalmente inefficienti e la salute dei cittadini e la tutela del mare e delle coste viene ad essere pregiudicata, credo che sia indispensabile che questo problema venga tolto dalle regioni e ai comuni inadempienti e venga, come diceva lei giustamente, con grande forza e grande determinazione portato con grandi numeri, perché si parla di migliaia di interventi, nelle competenze del Governo e quindi del Ministero. Quindi la ringrazio per il suo impegno e mi auguro che sia l'ultima interrogazione che abbia come oggetto una problematica così grave che purtroppo le amministrazioni sembrano non essere così tempestivamente condivisa e soprattutto accettata ai fini di un rapido adempimento di quello che dovrebbe essere un dovere, che è ridurre il tempo Grazie, di attuazione e spesa delle risorse in questo momento di crisi. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3682 dei deputati Del Grosso ed altri, concernente intendimenti del Governo in ordine ad un eventuale intervento della NATO in Siria. Il deputato Scagliusi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole. Grazie Presidente, grazie Ministro. Assistiamo impotenti all'avanzata dell'ISIS in Siria, che conquista città e villaggi, distruggendo il patrimonio culturale e archeologico, anche grazie alla decisione del governo turco, facente parte della NATO, di colpire le basi curde in Iraq, che rappresentano l'unico contenimento dell'ISIS da terra. Assistiamo impotenti all'ondata di profughi, in fuga soprattutto dalla Siria, attraverso la rotta balcanica, non più solo da quella mediterranea. I governi britannico e francese ritengono necessario l'intervento militare della NATO contro l'ISIS attraverso una campagna di raid aerei in Siria. Anche Putin ha aperto la possibilità di una coalizione internazionale con gli Stati Uniti per un intervento in Siria, anche se con l'intento